Ciao a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo video. Finalmente riesco a registrare questo haul, che sarà quello degli acquisti di Los Angeles. Se vi siete persi il vlog, ve lo lascio linkato nella scheda info. Sono stata 3 giorni/4, insomma, più che altro era di viaggio a Los Angeles grazie ad Anastasia Beverly Hills per il party di Halloween, però logicamente dato il viaggio, che comunque è bello pesantino, 13 ore di volo, abbiamo avuto anche l'opportunità di star lì 2 giorni, oltre poi alla sera del party. Io sono immensamente grata ancora ad oggi e non mi capacito, cioè sinceramente proprio ancora non connetto, ma a parte questo è stato tutto meraviglioso. Era la mia seconda volta negli Stati Uniti, ma Los Angeles è proprio una cosa a parte, cioè ogni angolo è letteralmente una serie TV, un film visto, un'emozione nuova, cioè vi giuro, una cosa impressionante. Non vedo l'ora di tornarci, spero il più presto possibile, e quindi appunto vi volevo far vedere le cose che ho acquistato. Però ripeto, se vi va di sapere un po' i posti che ho girato, l'itinerario che ho fatto in questi 3 giorni, vi rimando al vlog. Detto ciò, partiamo ragazzi. Devo dire che pensavo di prendere più roba, mi sono molto 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 contenuta, ma devo essere sincera, non ho trovato neanche chissà che. Ho girato diversi negozi, alcuni erano sfornitissimi, tipo sono andata da Ulta Beauty perché volevo prendere qualcosa della linea di Kylie, di Kim, Colourpop, insomma i marchi che trovate da Ulta. Non c'era nulla, non c'era letteralmente nulla, e quindi mi sono buttata sui classici, cioè qui vedrete proprio i classici. Tra l'altro vi consiglio in particolare 2 centri commerciali se vi interessa, se magari avete poco tempo e volete fare uno shopping consistente, vi buttate nei centri commerciali e fate prima. Allora, il primo era vicino al mio hotel, che infatti era zona più o meno West Hollywood, Beverly Hills, e il centro commerciale è il Beverly Center sulla Beverly Boulevard. L'altro invece si chiama Glendale Galleria ed era molto 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 distante rispetto a dove eravamo noi, quindi non ci sono potuta andare, ma me l'ero segnato nelle cose da fare, e ci sono una miriade di negozi. Quindi vi parto proprio da Beverly Center, le cose che ho preso. Finalmente sono riuscita ad andare da Bath & Body Works. Sono letteralmente innamorata delle loro fragranze e soprattutto bramavo da quando ho visto, se non sbaglio, il video haul degli acquisti, sempre Los Angeles, di Martina Smiby, gli igienizzanti mani con le loro confezioni. C'erano ragazzi di tutti i tipi, volevo soltanto prenderli tutti e scappare. C'erano anche un bel po' di sconti e soprattutto le fragranze natalizie già iniziavano ad esserci, quindi io follemente pazza. Io non mi sono lasciata sfuggire ad esempio questi 2 prodottini qua, sono entrambi della linea Marshmallow Pumpkin Latte. Tra l'altro guardate che meraviglia sono. Ogni volta che andavo da Starbucks o andavamo a far colazione gli facevo: avete il pumpkin spice latte? Lo dovete provare se vi piace, perché è una cosa deliziosa. La cosa che mi ha invogliata ancora di più a prendere questo bagno schiuma in particolare è il fatto che all'interno ha l'aloe. Infatti se leggete qui c'è proprio scritto. Io ho avuto un problema alla pelle, mi sembra 1 o 2 anni fa, e ho dovuto fare una cura che mi ha debilitato un sacco la cute. Infatti io non uso più bagno schiumi con alcol o con profumazioni, proprio per questo motivo, però ho detto così, devo prendere troppo. E appunto c'è anche la sua crema, che fanno un odore, io vorrei che voi poteste sentirli. Questi qua erano nella sezione 50%, il bagno doccia costa 12,50, mentre la crema 13,50, e li ho pagati alla metà. Di Bath & Body Works sono famose le candele, quelle grosse con i 3 stoppini all'interno, ma indovinate perché non le ho prese? Per il peso della valigia, avevo stra paura che sforassero e ne dovevo prendere almeno 2, quindi mi sono buttata su queste qua più piccole, che non sono proprio del marchio di Bath Body Works, ma sono di White Barn, e ho preso anche qui Sweet Cinnamon Pumpkin, che è una roba, ma ragazzi questo è Natale, Natale puro. Questo è il Maple Cinnamon Pancakes, quindi sarebbero pancakes, sciroppo d'acero e cannella, ed è dolce, quindi sono iper soddisfatta dei miei acquisti. Queste venivano 14,50, ma c'era appunto la promozione. E poi finalmente ho preso gli igienizzanti mani.
la cosa più carina lascio alla fine. Qui mi ricordo c'era la promozione, se prendevi 5 pagavi 7 dollari. Faccio vedere molto rapidamente. Anche qui pumpkin apple, guardate che carini che sono. Marshmallow pumpkin latte, cioè non ho un'ossessione, eh, giusto un po'. Questo qui è il peach bellini, questo era troppo bello, a thousand wishes con tutti i brillantini. E questo qui è il pumpkin cupcake, e vi faccio anche vedere già una delle cover che si possono acquistare. Queste qui sono le più economiche, mi pare vengono un dollaro l'una, ma ci sono stra mega iper particolari. Ce n'era una addirittura con la lucetta, con la coda di sirena rigida, ma veniva 8 dollari, potevo pagare 8 dollari per una cover di un igienizzante mani. Quindi l'ho lasciata lì a malincuore. E poi ho preso anche questa qui, che è classica nera. Sono iper soddisfatta, non potete capire quanto da germofobica questo è un acquisto pazzesco. Ultimo ma non per importanza, ho preso questo qui. È un profumatore per auto. Anche questa è la sua cover, insomma il suo portaprofumo. Ce n'erano di ogni tipo e io ho preso questo perché è troppo chic, dai. Guardate, la mia Betty Lou sarà super contenta. Questo veniva un bel po', veniva 7,50 per farvi capire. E c'era una promo, se prendevi 3 profumazioni erano anche qui o 7 dollari o 5, una roba del genere. Allora, ho preso Cranberry Woods. Poi abbiamo Sunwashed Citrus, eccolo qua, e questo qui Vanilla Bean. Proseguiamo. Sono stata da Victoria's Secrets, mi pare di essere andata a 2 Victoria's Secrets, uno appunto al centro commerciale Beverly Center e un altro, che mi pare fosse più fornito ancora, agli Hollywoods and Island, sulla Walk of Fame praticamente. Quindi vi faccio un po' vedere adesso la bustina di Pink, perché ho acquistato anche da Pink, perché sono due negozi separati dello stesso brand, però dopo vi faccio vedere anche l'altra bustina. Mi pare ci fosse la promozione 3 acque profumate o comunque 3 prodotti tra bagno schiumacque, 25 dollari, spero di non sbagliarmi. Comunque ci sono sempre queste promo qui. Ho preso un'acqua profumata perché io le adoro, questa non l'avevo mai vista, si chiama Burr Vanilla Noir. All'interno dice che dovrebbe esserci vaniglia e pera ed è stratosferico. È un profumo elegante, potrei fare questo come lavoro, descrivere i profumi. Mentre ho preso questo qui, che si chiama Love Spell Noir. Diciamo che la boccetta mi ricordava anche un po' il periodo di Halloween, quindi ero invogliata. Questo qui dovrebbe essere sandalo e pesca, super dolce anche questo. Questo è già un pochino più sportivo come profumazione. Tra le due penso che preferisco questa. Infatti ho preso anche la sua crema corpo, profumerò per tanto tempo con tutte le cose che ho preso. E quindi a questo punto vi faccio vedere, ecco, la bustona di Victoria's Secrets, dove, sempre continuando, oltre alle acque, ho comprato anche dei reggiseni. C'era la promo che se ne prendevi 3, il terzo era regalato, quindi ne paghi 2 ma ne prendi 3. Sono state gentilissime le commesse, proprio sono entrate in camerino, mi hanno preso le misure, mi hanno dato la taglia giusta, super efficienti, velocissime, in 2 minuti. Avevo trovato la mia taglia e sembra gigante. E adesso anche un po' rovinato perché non le ho tirate fuori queste cose dopo che le ho buttate qui in camera. Mi hanno fatto prendere una 36DD, se non sbaglio. Sì, 36DD. Il prezzo singolo di questo modello veniva 42,50 dollari, che è tantino. Però per un reggiseno di questa fattura vi posso assicurare che sono stupendi. Non hanno il ferretto, ma sono preformati. E li ho presi 2 neri, di cui uno, vabbè, già lo sto utilizzando, e uno color carne. Quindi ho pagato 80 e qualcosa invece di pagare 100 e passa. Dopodiché invece dallo store di Pink ho acquistato queste ciabattine. Erano in un cesto, tipo super lasciate lì. Non erano in sconto queste qui, però le dovevo avere. Io vado pazza per le sliders. Queste hanno la scritta Pink con tutti i glitter che non si staccano magicamente. Prezzo 32,95 dollari. Qua lo leggete anche bene. Non vedo l'ora di utilizzarle, ragazzi. È stata una tortura tenere tutto lì e non usare nulla. Nulla. Dopodiché sulla Walk of Fame era, vabbè, logicamente pieno di negozietti di souvenir, eccetera, eccetera. Io faccio la collezione, oltre di tante altre cose, delle palline con la neve. Allora ho detto a mia madre, ma ce l'avranno le palline con la neve? Lei, ma ti pare? Fanno 40 gradi, quando mai? Io così. Cioè, in che senso, scusami? Sono entrata, io ho chiesto la commessa ed era pieno zeppo. E visto che eravamo appunto sulla Hollywood Walk of Fame, non potevo non prenderne una a tema. Guardate che
bellina. Qui c'è il Chinese Theater, all'interno c'è una stella e qua tutti i vari simboletti con la scritta Hollywood. Io vado letteralmente pazza per queste cose. Ne volevo prendere anche una Malibu ad esempio, però beh, mi sono fermata perché non c'ho più spazio. E poi così, giusto per fare la gaggia, ho preso un accendino. La pallina l'ho pagata, se vi interessa, 12,99. L'accendino, l'animaccia loro, 3,99. Ora so che tutto quello che state aspettando è Sephora, perché è l'unico store dove ho acquistato sostanzialmente del makeup. Non sono riuscita ad andare da Morphe, appunto da Ulta non c'era nulla, Glossier non ci sono arrivata, non c'era tempo, ma prometto che la prossima volta acquisterò solo makeup. Sephora ve lo lascio alla fine, logicamente. Adesso vi faccio vedere cosa ho comprato da Hard Rock, rimanendo sempre sulla Walk of Fame, così andiamo a step. Questa qui è la mega bustona. Non sono una grande fan dell'Hard Rock, non ho nessuna maglietta con scritto Hard Rock, Barcellona, Miami, insomma dove sono stata, però volevo una felpa con scritto Los Angeles. Adesso non mi ricordo se quella che ho preso ha scritto Los Angeles o Hollywood. Comunque in ogni caso, stavolta ho voluto fare la classica turista. Quindi mi sono presa la felpozza con il cappuccio nera, bella oversize, con scritto, ecco infatti mi ricordavo c'era scritto Hollywood, non Los Angeles. E non vedo l'ora di mettermela adesso che finalmente fa freddo. Il prezzo di quella è $49,50, bella mazzatina. Mentre ero in cassa invece ho visto che c'erano tutte le spillette e quindi ho preso questa qui edizione limitata che hanno fatto per Halloween, che è stupenda. C'è una vampira su una chitarra che non so che modello sia, quindi chiedo venia, con scritto Hard Rock Cafe Hollywood, e questa qui invece costava $12. Vi faccio vedere le cose che ho preso da Target. Per chi non lo sapesse è un grande supermercato che ha anche cose per la casa, makeup, cartoleria, cioè tutto quello che vi può venire in mente ce l'hanno. All'interno c'è anche Starbucks e io sono andata di fronte al Beverly Center, che c'è una sorta di Beverly Center parte 2. Prima cosa che ho preso, che stavo sgranocchiando prima, le Cheetos. Queste costano zero lì, rispetto magari a quello che potresti pagare sui siti che rivendono poi anche qui in Italia. Lì venivano tipo 87 centesimi a pacco, quindi ve lo devo dire. Se mi aprivano la valigia, Ero finita in manette per delle Cheetos. Ne avrò presi tipo 5 pacchi. Poi ho preso i Reese's, che ho già distribuito alle varie amiche perché a me piacciono ma non così tanto. Anche lì costavano niente perché essendo sotto Halloween i dolcetti te li davano proprio così a manciate e via. Quindi ho una confezione esempio di Reese's, l'ho pagata anche lì un dollaro, cioè una cosa imbarazzante, una confezione da 9 pezzi, un dollaro ragazzi, sono tipo 80 centesimi. Poi tra che il volo una cosa o un'altra, e io infatti nel vlog lo dico anche, avevo le labbra secche, screpolate, torride come il deserto del Sahara, e quindi mi sono dovuta fermare e a comprare qualcosa, e per qualcosa intendo che praticamente ho preso tutto quello che offrivano per riparazione rapida labbra. Allora ho preso il Carmex, che è uno dei miei prodotti preferiti, però questo qui in stick, io ce l'ho già in tubetto ma non era pratico magari per quando stavo in giro eccetera, infatti uno l'ho già utilizzato. Questo qui ha anche FPF, questo qui ha anche l'SFE, questo qui ha anche l'SPF 15, li adoro follemente, non mi ricordo quanto costavano e non ho più lo scontrino. Poi ho voluto prendere questo qui, che ho letto che era proprio Lip Repair, SPF 35 addirittura, non l'ho ancora utilizzato però voglio assolutamente provarlo. Tra l'altro è di un marchio che non ho mai sentito, all'interno anche l'aloe. Poi ho acquistato un EOS, c'è quindi lo stick e la pallina classica, insomma questa qui. Poi ho comprato un mini deodorante in stick perché il mio l'avevo finito e non volevo comprare comunque la cosa quella grande, però è carino perché è piccolo, lo puoi mettere in borsa. Poi reparto beauty, finalmente ho acquistato le spugnette di Real Techniques, ce l'avevo lì pronte nel carrello di Amazon ma alla fine me le sono trovate lì e le ho prese. Queste qui dicono essere anche meglio delle beauty blender, quindi proveremo. E poi nel reparto abbigliamento, come vi dicevo, hanno un sacco di cose anche sportive, lì sono tipo fissati con lo yoga. Io mi sono presa un reggiseno di questi qua, come si chiamano, elastici insomma, senza coppe, però vedete che hanno una leggera preformazione, quindi me lo sono provato ed era da Dio, visto che io a casa non riesco a stare senza reggiseno, infatti anche adesso vedete
Cioè questi qua sempre sportivi, super da nonnina. Quindi questi sono extra comodi. Questo qui veniva a $13. E poi mi pare basta da Target. Ho comprato, vabbè, dei cereali, cose che abbiamo comunque già mangiato, ma era tutto cibo. L'ultimo giorno, prima di prendere l'aereo, quindi la mattina, sono passata sempre lì all'Hollywood Island, che vi dicevo prima sulla Walk of Fame, e ho finito i miei soldi sani, quelli che avevo, perché non volevo tornare coi dollari, quindi ho detto adesso li spendo, poi vabbè se mi avanzerà qualcosa. Oh raga, non l'avessi fatto apposta, li ho spesi precisi esatti, poi dite che non sono una veggente. E sono andata da Forever 21, che mi avete detto che adesso sta chiudendo, tra l'altro. Quindi forse sarà l'ultima volta che vedevo Forever 21. Non ho preso nulla di che, giusto due cavolate. Ho maniche corte di questo grigio scuro con la scritta Amour e tutte le perline, è stupenda. Io vado letteralmente pazza per queste maglie qui. Tornassi indietro probabilmente prenderei una misura più piccola, perché è molto 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 grande, nonostante sia un M. Pagata $19.99. E poi ho acquistato una felpa nera, maglioncino, con il collo alto, che io adoro. Ha le maniche tipo, vedete come sono larghe? Così. E sotto finisce così stretto. Perdonate i cambiamenti di luce, ma con il nero mi cattura tutto. Molto carino indossato. Visto così probabilmente non renderà. Poi non sono più abituata a fare video haul. Questa qui, sempre un M, $22.99. E mentre ero in cassa, spulciavo, ho preso qualche maschera. Tutte a $1.99 l'una, tranne questa qui. A $1, che è alla lavanda. Sono tutte maschere in tessuto. Poi abbiamo questa qui, idratante alla rosa. Le volevo fare in aereo, ma poi avevo paura a portarle che me le buttavano, quindi l'ho lasciata in valigia. Questa qui alla vitamine. E l'ultima, sempre idratante, all'aloe. Ed ora passiamo alla santa sede, Sephora. Vi dico un po' molto brevemente, perché a me piace chiacchierare anche in questo tipo di video, non solo farvi vedere. Il primo giorno sono arrivata, anche tutto questo ripreso nel vlog, e siamo andati subito al centro commerciale che si chiama The Grove, che è un centro commerciale all'aperto, ma secondo me più che centro commerciale è un vero e proprio posto per fare una camminata con qualche negozio, ma nulla di che. Però è molto carino, molto caratteristico e molto 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 famoso, soprattutto perché ci fanno tanti eventi, ci sta il cinema eccetera. Comunque c'era questo Sephora molto grande. Sono entrata, ho scelto le mie cose, iper emozionata, era il mio primo acquisto. Niente, la carta non mi funziona. Il primo giorno è stato un delirio perché non mi funzionava la carta, quindi non potevo neanche collegarla a Uber e sono stata depressa, depressissima. Il giorno dopo funzionava, e non mi ricordo infatti se questi acquisti li ho fatti il giorno dopo. Comunque, sempre lì agli Hollywood and Island. Quindi vi faccio vedere, perché sostanzialmente le cose che volevo prendere il primo giorno poi le ho ritrovate anche qui. Ho speso un bel po', ma non quanto mi sarei immaginata di spendere se avessi trovato tutto quello che volevo. Allora, ho preso un prodottino di Milk, adesso è arrivato anche in Italia questo marchio, però ero lì e l'ho preso. E questo qui è l'illuminante in stick olografico, si chiama Stardust. Spero si legga qualcosa. Adoro tra l'altro questo pack, mi dà molto di studio fotografico. Infatti Milk ha anche gli studi fotografici. Questo è come si presenta, e ve lo swatch un attimo perché è molto figo. Vedete, è proprio olografico. Poi sempre di questo marchio ho preso una maschera. Questa qui è quella al cocomero illuminante, sempre in stick, in soft touch, stupendo tra l'altro. Ed è proprio una maschera. I prezzi, aspettate che ve li ritrovo. Allora, questa qui $26. Non uno scherzetto, eh. Invece questo qui $15. Poi di Hourglass, che ero tentata praticamente a prendere tutto, lo dico, tutti i prodotti viso, illuminanti, stick, foundation, cioè c'era di tutto. Ho preso questo prodotto che si chiama Reflect e mi sono soffermata su un colore abbastanza neutro, quindi uno champagne. Adesso spero di riuscirlo a prendere. Sono stupendi, cioè impalpabili letteralmente. Infatti volevo prenderne anche un altro colore. Guardate che luce pazzesca. Ma purtroppo era finito, quello verde. Questo qui $29. Poi di Charlotte Tilbury ho preso questa qui,
che quando facevo l'accademia di make-up me ne hanno parlato tutti strabene. Quando la trovi prendila, quando la trovi prendila, perché è una delle creme più famose del mondo per noi truccatori. Ed è appunto una crema idratante, ma va bene per tutti i tipi di pelle. La Magic Cream. Questa qui vi dico solo che è il barattolino piccolo da 15 ml e viene $30. Quella grande da 50, se non sbaglio, che a questo punto, pensando al prezzo, vi conviene, viene $100. Che per una crema, raga, era tipo troppo. Quindi ho detto, intanto provo questa. Poi se mi piace, se vedo che ne vale davvero la pena, la prendo. Poi di Stila ho preso un ombrettino liquido. Questo qua io già ne ho un altro che si chiama Kitty qualcosa e mi ci trovo da Dio. Quindi ho dovuto prendere questo che si chiama Diamond Dust. E già il nome è tutto un programma. Guardate che roba pazzesca. Bang, bang. Questi sono assurdi. Tra l'altro alcune colorazioni le trovate anche su Asos, se siete interessati. Questo qui $24. Poi ho ricomprato la mia cipria preferita, che è la Translucent di Laura Mercier. Questa è la favola. Non ho ancora trovato una cipria che batta questa. Pagata $39. Poi ho voluto provare questo prodotto, che è sempre una maschera in stick. Non l'avevo ancora vista qui in Italia, ma l'altro giorno ci sono stata e adesso l'ho trovata anche qui in Italia. Ed è una maschera al carbone, sempre di queste qua in stick. Se non sbaglio veniva, sì, $8. E ultimo prodotto, ho preso un correttore che già avevo visto a Parigi ma non avevo preso, che è il Creaseless di Tarte. Non c'era il mio preferito di Tarte, che è questo qui per intenderci, l'ho usato tra l'altro oggi, che è lo Shape Tape. Questo è il correttore della vita. Io uso il colore Fair, se così mi va di saperlo, mentre di questo qua ho preso il Fade Beige. E questa qui dovrebbe essere la sua versione creaseless, quindi che non va nelle pieghe, non evidenzia le pieghette, eccetera eccetera. La versione un pochino più leggera. Il pack è così e come vedete questa volta, rispetto all'altro colore, è leggermente più rosato. Però sono stata in crisi nel negozio mezz'ora a cercare di capire la colorazione e alla fine mi sono detta, prendo questa, che anche se è leggermente pescata mi va a fare quella cosa di copertura occhiaia. Quindi lo proverò e vi farò sapere, perché proprio io le sto aprendo adesso con voi queste cose. E questo qui $26. Come vedete, questi sono stati tutti i miei acquisti. Penso di non aver esagerato. Per essere stata lì 3 giorni, penso di essere andata non male. Quindi fatemi sapere qui sotto se avete in primis qualche negozio da consigliarmi. Non si può mai sapere quando ci tornerò, sia di make up sia di abbigliamento. Davvero tutto quello che vi viene in mente scrivetemelo. Se vi sono piaciute le cose che ho acquistato, io appunto spero vi sia piaciuto questo video invece. E ci vediamo presto con i nuovi video. PS, tenetevi pronti perché tra un po' iniziano i vlogmas. Sarà un mese bello bello intenso. Ciao!